caratterizza per questo paesaggio particolare, per questo panorama particolare che vedete sullo sfondo. A sinistra c'è la Madonna, a destra c'è l'Apostolo Giovanni. Andiamo avanti, questo è un particolare dell'Apostolo e poi c'è l'altro particolare della Madonna. Adesso fermate un attimo Michele, perché devo anche dare a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, devo dire che questa scoperta è una scoperta che non è mia, io la sto portando come anticipazione, come chicca, giustamente hai detto Domino, però è una scoperta fatta dall'associazione Amici di Santiago, figlio del tuono, che si trova a Camaro Superiore, e l'ingegnere Gianfranco Villari ha fatto degli studi, è venuto da me, veramente abbiamo confrontato insieme le mie conoscenze con quello che lui ha trovato. Bene, alla fine questo è il risultato. Questo dipinto, la Crocifissione di Anversa, e non è mai stato detto niente, ripeto, non è stato mai detto né nei libri né nella stampa, non si conosce assolutamente questo episodio importantissimo, è stato realizzato sulle alture di Camaro. Vediamo. Ecco qua, queste sono le due immagini. A sinistra questa è un'elaborazione fatta al computer dall'ingegnere Gianfranco Villari per conto dell'associazione di Camaro. A sinistra si vede l'originale del dipinto di Anversa. A destra è una fotografia delle alture di Camaro, quella che vede sullo sfondo. In realtà di Antonello c'è solo il crocifisso che vedete al centro, il San Giovanni a destra e la Madonna. Lo sfondo è una foto di Camaro come oggi. Guardate la montagna a destra nella foto, guardate la montagna nel dipinto di Antonello, sempre a destra. Guardate lo sfondo del mare, guardate a sinistra, guardate la Calabria sullo sfondo, ma soprattutto il fiume Camaro, che si vede sia sulla destra, oggi non c'è più perché è coperto dalla strada, a sinistra si vede ed è navigabile. Quindi inequivocabilmente, e questa è veramente una cosa importante per cui c'è da riscrivere un po' tutti i libri che parlano di Antonello, la Crocifissione di Anversa, grazie a questo studio anche di questa associazione di Camaro e dell'ingegnere Gianfranco Villari, è stata ambientata da Antonello sulle alture di Camaro. Per cui si può andare a Camaro e vedere questa crocifissione. Complimenti all'architetto principato, che riesce sempre a trovare qualcosa di eccezionale, di particolare, che dà una luce nuova a fatti vecchi, rivisita veramente la storia della nostra città. E sai che cosa mi ha colpito ancora più di quello che hai detto tu? Pensare a questo grande pittore che nel momento in cui dipinge la Crocifissione, che ha tutt'altra ambientazione, no? Certo. La dipinge sul panorama della sua città. Questa è una cosa inedita nella pittura. Che non ha fatto mai nessuno. Bellissima, che non ha mai fatto nessuno. Mai nessun pittore.